How you doing? Come stanno? Non sto pensando, signore. Deve cambiare un attimo la Is everybody okay? State bene? It's good to be here with you. È bello essere qui con voi. Can I, hang on 1 second, just... Un minuto solo. Can I just say that tonight is not a concert or a show? Posso dire che stasera non è un concerto e nemmeno un show? We haven't come here to entertain you tonight. Non siamo venuti qui a intrattenervi. We've come to worship God together. Siamo venuti a lodare Dio. We're actually we're a local church worship team. Siamo alla fine un gruppo di chiesa di lode. We're not a band. Non siamo una band. There's actually about 120 singers and musicians on our worship team. È il nostro gruppo di lode, siamo in 120. And so there's only about 10 of us who got to be here with you tonight. E diciamo qui sono solo 10 dei nostri. And we're pretty grateful for that. E ringraziamo Dio per questo. Can I encourage you right from the start of the night? Vorrei incoraggiarti ancora con una cosa stasera. Whether you're sitting upstairs, se stai sì, lì seduto in alto, or on the sides downstairs over there, oppure stai qui nel lato, or if you're in the crazy section in the middle, oppure sei nella parte pazza del centro, wherever you are, can I encourage you that tonight is about you connecting with God? Vorrei incoraggiarti che questa è una sera che tu ti connetti con Dio. So don't sit back and spectate. Non essere uno spettatore. Get involved, participate tonight. Partecipa stasera. Because tonight could just be a night of singing songs. Perché questa notte potrebbe essere una notte dove cantiamo canzoni. Or it could be much more powerful than that. Ma potrebbe essere anche una notte molto più potente. Tonight could be a night where you encounter the living God. Potrebbe essere una notte dove incontri il Dio vivente. And where your life has changed. E la tua vita è totalmente cambiata. And that's what we're living for. E questo è quello che crediamo. So we're gonna carry on. E continuiamo così. You ready? Siete pronti?
chi può sedere su? Can you guys on the floor sit down? Is there enough room? Anche se voi riuscite a sedervi davanti qui se c'è spazio. If you can find some space, take a seat. Trovate un po' di spazio e ci sediamo un attimo. Se imparate questo potrebbe cambiare la vostra vita. I don't know if you've ever stopped and asked yourself, what is praise and worship? Ti sei mai chiesto, ti sei fermato per chiederti, ma cos'è la lode e l'adorazione? You know, praise is actually very simple. La lode è molto semplice. Praise means to speak well of someone. Lode significa parlare bene di qualcuno. So when we praise God, we're speaking well of God. Quando lodiamo Dio è perché parliamo bene di Dio. And the songs that we sing are often full of declarations of how good God is. E le canzoni che cantiamo sono piene di quanto Dio è buono. And I believe as we sing, we remind ourselves of how great God is. E quando lo cantiamo a Lui, quello che facciamo è ricordarci di quanto è buono Dio. We remind ourselves of how much He loves us. E ci ricordiamo di quanto Lui ci ama. But you know, there's something very powerful about praise. C'è qualcosa di potente riguardo alla lode. And this is what I want you to hear tonight. E questo è quello che voglio che ascoltate stasera. Praise is your decision. Lode è la tua decisione. Listen up for one minute. Ascoltatemi per un minuto. Don't be distracted. Non vi distraete, per favore, un minuto solo. Praise is your decision. La lode è una tua decisione. King David in the Bible, he said, I will praise the Lord. Re Davide dice nella Bibbia, io loderò il Signore. It was a decision that he had to make. È una decisione che lui doveva fare. And I don't need to be prophetic. E non devo essere profetico. But I just know when we're in a room full of people like this. E io so che quando siamo in una stanza piena di persone come queste, that there are bound to be some people that just don't feel like praising God tonight. Ci saranno delle persone che non si sentono di volerlo dare Dio. And you know, we prayed together before we started the night. Sapete, noi abbiamo pregato come core team prima di iniziare. And I really felt on my heart that there's some people here that are suffering with emotional conditions. E ho sentito nel mio cuore che ci sono delle persone che stanno avendo dei problemi emozionali. Maybe there's people here suffering from loneliness. Forse si soffre di solitudine. Maybe people suffering from depression. Forse soffri di depressione. Maybe people just question, why am I here? What is the purpose of my life? Oppure ti fai domande tipo, perché sono qui? Qual è lo scopo della mia vita? Maybe you might describe how you feel as broken hearted. Oppure puoi descrivere te stesso come un cuore totalmente rotto. And the last thing you feel like doing right now is praising God. E l'ultima cosa che ti senti di fare è di lodare Dio. Can
Can I encourage you to make a decision right now? Posso incoraggiarti di fare una decisione adesso? That despite how you feel, che non importa come ti senti, you're going to praise God. Tu loderai Dio. Despite how you feel, non importa come ti senti, you're going to declare His greatness. Dichiarerai la sua grandezza. You're going to remind yourself of His goodness. Ti ricorderai della sua bontà. God is God. Dio è Dio. And He is good. E Lui è buono. Listen to this. The Bible says this. La Bibbia dice questo. The Bible says God's love and mercy pursue you. La Bibbia dice che l'amore di Dio, le misericordie di Dio ti cercano. And so many of us live life thinking that we've got to find God's goodness. E molti noi viviamo questa vita perché cercando di trovare la bontà di Dio. Feeling like we've got to earn God's love. Cercando di guadagnarci l'amore di Dio. So we go pursuing God's love. Quindi cerchiamo di guadagnare, di afferrare l'amore di Dio. But I want you to know something tonight. His love and mercy are pursuing you. Ma voglio dirti che il suo amore e la sua misericordia vogliono afferrarti. Amen. Amen. And some people need to hear that tonight. So che alcuni di voi avete bisogno di ascoltare questo stasera. And here's the power of praise. E questa è la potenza della lode. When you make a decision that you're going to praise God. Quando fai questa decisione, io loderò Dio. Something changes inside of you. Tutto cambia dentro di te. There's a shift of focus that takes place. Il tuo focus cambia. I can't explain exactly where it happens. Non so dove succede. But you find yourself. Ma ti trovi. Instead of focusing on your problems, che invece di guardare i tuoi problemi, instead of focusing on how you feel, invece di guardare nel come ti senti, your focus shifts to who God is. Ti cambi e cominci a guardare quello che Dio è. And how great He is. E quanto grande Lui è. And in a moment, e in un momento, you get a glimpse of God's grace. Cominci a capire un pochino della grandezza di Dio. God is awesome. Dio è grandioso. Let me just remind you who we're praising tonight. Voglio ricordarti chi stiamo lodando stasera. See, Jesus, we all know, we celebrated this weekend that Jesus died for us. Sappiamo che abbiamo anche celebrato questo weekend che Gesù è morto per noi. But He rose again. Ma Lui è risuscitato. And on the day of Pentecost, the disciples got a revelation of who Jesus now is. E nel giorno di Pentecoste i discepoli hanno avuto una rivelazione di quello che è Gesù adesso. See, they knew Jesus, they lived with Jesus. Certo, conoscevano Gesù, avevano vissuto con Gesù. And they knew the Jesus who was persecuted. Sapevano Gesù che era stato perseguitato. They knew the Jesus who suffered. Un Gesù che aveva sofferto. They knew the Jesus who went to the cross seemingly defenseless. Avevano visto un Gesù innocente, senza difesa, andare su una croce. But something happened on the day of Pentecost. Ma nel giorno della Pentecoste qualcosa è successo. The disciples got a revelation of who Jesus is now. I discepoli hanno avuto quella rivelazione di chi è Gesù adesso. And Peter, the apostle Peter, came and preached to the crowd that day. E l'apostolo Pietro si alzò e predicò alla folla quella notte. And he said, that was the Jesus that you knew. E disse, quello è Gesù che conoscevate. The Jesus who suffered. Quel Gesù che ha sofferto. The Jesus who was persecuted. Quel Gesù che è stato perseguitato. But he said, the Jesus we now serve. Ma il Gesù che noi adesso serviamo. Is seated at the right hand of the Father. È seduto alla destra del Padre. In charge of everything. È in controllo di ogni cosa. The Jesus that we're praising tonight. Il Gesù che stiamo lodando stasera is a Jesus who is in control of all things. È quel Gesù che è in controllo di ogni cosa. As Christians, we don't have to walk around with our heads down. Come cristiani non dobbiamo andare in giro con le nostre teste abbassate. We're serving the one true living God. Stiamo servendo l'unico vero Dio. We're serving a Jesus who reigns and rules. Stiamo servendo Gesù che è risuscitato e regna. So we can live with a sense of confidence. Così possiamo vivere con questa confidenza. A boldness. Una sicurezza. Knowing that when we're weak, He is strong. Sapendo che quando siamo deboli, Lui è forte.
That's who we're praising tonight. È lui che stiamo lodando stasera. And when you get a glimpse of who Jesus is, quando capisci anche un pochino di chi è Gesù, as you praise Him and you see His greatness and His awesome power, mentre lo lodi e vedi la sua potenza e la sua grandezza, in that same moment as you praise Him, in quello stesso momento mentre lo lodi, you suddenly realize that Jesus has done everything. Capisci che Gesù ha compiuto tutto. So make it possible for us to be here tonight. E ha fatto il possibile così che noi potremmo essere qui questa sera. And know what it is to have a personal relationship with God. E sapere cosa significa avere una relazione personale con Gesù. And when we realize how great God is. E quando realizziamo quanto è grande Dio. And how gracious He is. E quanto è pieno di grazia. When we realize His power, quando realizziamo la sua potenza, and His mercy, e la sua misericordia, and natural response as created beings, e come risposta naturale da noi esseri creati, is to worship the God who created us. È adorare il Dio che ci ha creati. It's natural, we can't help it. È una cosa naturale, diviene automatica. We're created to worship Him. Siamo stati creati per adorare Dio. When you worship something, e quando adori qualcosa, you become more like it. Diventi più, sempre più come quella cosa. So I'm believing as we worship God tonight. Quindi io credo che mentre lo adoriamo Dio stasera, that every single person here is going to be transformed from the inside out. Ogni persona qui sarà cambiato dall'interno verso l'esterno. We're going to be changed more into His likeness. E diventeremo sempre di più a sua immagine. As we worship Him. Mentre lo adoriamo. So we ready to carry on with that? Siete pronti per adorare? Maybe. Forse, maybe. Forse. Is everybody upstairs ready to carry on? Siete pronti con il sopra? Good. This side over here, you ready to go? Pronti di qui? Yeah, you guys need to get up and jump around. Dovete alzarvi un po' e saltare lì sopra. Why don't we stand by the way and lift the roof of this place? Alziamoci in piedi, facciamo saltare queste cose. Come on, we're gonna praise our God together.
Thank you.
ask you a question tonight. Vorrei chiedervi qualcosa stasera. Possibly the most important question you'll ever be asked. Forse la domanda più importante che ti verrà chiesta. Are you at peace with God? Sei in pace con Dio? Vast majority of people in here say yes. La maggioranza delle persone che ci sono qui hanno detto sì. We know what it is to have that sense of peace on the inside. E sappiamo cosa vuol dire avere quel senso di pace all'interno. Because we know that we're right with God. Perché sappiamo che siamo giusti davanti a Dio. But there's a few people here tonight I'm talking to you right now. Ma ci sono alcune persone qui, sto parlando proprio a voi stasera. And when I ask that question, are you at peace with God? Voglio chiederti, sei in pace con Dio? Your answer was, I don't know. La domanda forse, la risposta forse è, ma non lo so. You don't know what it feels like to be at peace with God. Non sai cosa vuol dire essere in pace con Dio. Maybe some of you once did know what it felt like. Forse alcuni sapevano cosa voleva dire. To have that peace on the inside. Avere quella pace interna. But tonight, for some reason, it's gone. Ma stasera per svariate ragioni è andata via. I want to give you an opportunity right now. Vorrei darvi un'opportunità in questo momento. To make a very simple decision. Di fare una decisione alquanto semplice. That will mean that you can leave here tonight. Che vuol dire che tu puoi lasciare questo posto. Knowing without a doubt that you are right with God. Sapendo senza nessun dubbio che sei giusto davanti a Dio. To be honest, this is the most important moment of the whole night. Voglio essere onesto, questo è il momento più importante di tutta la serata. In a minute I'm going to ask people to close their eyes. Not right now, but in a minute. In un momento vorrei chiedere di chiudere gli occhi, non adesso, in un momento. Because I want to give you a sense of privacy in this moment. Perché vorrei darvi un momento di momento privato. And once people have got their eyes closed, I'm going to ask you if you want to make this decision with your hand. E vorrei chiedere a tutti di chiudere gli occhi e ti chiederò se puoi alzare la tua mano per fare questa decisione. And then we're going to say a prayer together. E poi diremo una preghiera tutti insieme. And I believe that then something's going to happen inside of you that will leave you completely changed. Io credo che qualcosa succederà dentro di te che ti cambierà completamente. I believe that you're going to enter into a personal relationship with God. E credo che entrerai in una relazione personale con Dio. We will respect this moment for you. Vogliamo tutti rispettare questo momento per te. We know how much it means to us to have a personal relationship. Perché sappiamo quanto è importante per noi avere questa relazione personale con Dio. So just for a minute, I'm going to ask people to stop moving around. Vorrei dire un momento che ci fermiamo, nessuno si deve muovere. We don't want to distract anybody in this moment. Non vogliamo distrarre nessuno. Put the cameras down. Anche le videocamere, per favore. This is an important moment for some people. Questo è il momento più importante per alcune persone. This is very simple. Questo è molto semplice. It's recorded in the Bible that Jesus said this. Gesù ha detto nella Bibbia. He said, "Whoever believes in me, chiunque crede in me, will have everlasting life. Avrà vita eterna." All you need to do tonight is make a decision to believe in Jesus. Tutto quello che devi fare stasera è una decisione di credere in Gesù. Not just to believe that He existed. Non solo qualcosa nel credere che Lui esiste, but to believe that Jesus is God. Ma credere che Gesù è Dio. And to believe it because of what He did for you when He died on a cross. E credere per quello che Lui ha fatto per te, morendo sulla croce. And rose again from the dead. E risuscitato dai morti. Which He did. Che lo ha fatto. And He did it on our behalf. E lo ha fatto allo scopo del Padre. All you need to do is make a decision to believe. Fare questa decisione di credere. That because of what Jesus did for you. Perché per causa di quello che Gesù ha fatto per te. You can stand here tonight. Puoi alzarti qui stasera. And know what it is to have a personal relationship with God. E sapere cosa significa avere una relazione personale con Dio. That's what I'm asking you to make a decision to do tonight. Questo è quello che ti sto chiedendo di fare. We haven't got time to explain it all. Non ho tempo di spiegarti tutto. To be honest, I don't fully understand it all myself. E voglio essere onesto, non lo capisco nemmeno io tanto bene.
But tonight is your opportunity to decide to believe in Jesus. Completamente. Ma stasera è la tua opportunità per scegliere di contattare con Gesù. You can have a personal relationship with God. Puoi avere una relazione personale con Dio. You can know what it is to have that sense of peace on your side. E sapere cosa vuol dire avere quella pace dentro di te. There's nothing that you can do yourself to earn God's acceptance. Sai, non puoi fare nulla per guadagnare questa pace. It's not down to how good you are or how bad you've been. Non importa quanto sei stato bravo o quanto sei stato cattivo o malvagio. All you have to do is make a decision and put your trust in Jesus Christ. Ma devi fare questa decisione, mettere la tua fiducia in Gesù. So I'm ask everyone to close their eyes. Io chiedo a tutti di chiudere gli occhi, sopra, sotto, nei lati. Left to right, upstairs and downstairs. Sopra, giù, a destra, a sinistra. This is to give you a sense of privacy right now. Io darti un momento privato. No one moving around, just for a minute. Un minuto, nessuno si muova. And in this moment, right now, in questo momento, if you want to make a decision, se vuoi fare questa decisione, to enter into a relationship with God, di entrare in una relazione con Dio, by putting your trust in Jesus, confidando in Gesù, if you want to do this, then put your hand up right now. Se vuoi fare questo, alza la tua mano adesso. Say, yeah, that's me. E dici sì, sono io. That's it. Fantastic. Anybody else? Qualcun altro? Just a moment, or anyone else? Ancora un altro momento, c'è qualcun altro? You haven't made this decision yet, but you know that you want to. Che tu non l'hai mai fatto, ma sai che lo vuoi. If that's you, just slip your hand right now and say yes. Se sei tu, alza la tua mano. Here's what we're going to do. We're going to say the prayers together. Quello che voglio fare è dire una preghiera tutti insieme. I'm going to make this as easy as I can. La farò molto semplice. I'm going to say this one line at a time. La dirò una volta. I'm going to say it in English. Dirò io in inglese. Tony's going to repeat it in Italian. Poi io Tony la tradurrò in italiano. And you repeat it after him. E voi ripetete in italiano dopo di me. We're all going to pray this out loud together. Preghiamolo anche tutti quanti insieme. Everybody, even the people that didn't put their hands up, we're going to pray this along with you. Anche coloro che non hanno alzato la mano, preghiamo tutti insieme a coloro che hanno alzato la mano. So after Tony. Quindi dopo di me, dopo Tony. So Jesus, I thank you. Gesù, ti ringrazio. For everything you've done for me. Per tutto ciò che hai fatto per me. Thank you for dying for me. Grazie che sei morto per me. And rising again from the dead. E risuscitato dai morti. So that I can have a personal relationship with God. Così che io possa avere una relazione personale con Dio. Jesus, I put my trust in you. Signore, metto la mia fiducia in te. I thank you that I'm accepted. Grazie che sono stato accettato. Grazie che sono stato accettato. Thank you that I'm forgiven. Grazie che sono perdonato. Grazie che sono perdonato. And thank you that I'm loved. Grazie che sono amato. Grazie che sono amato. Amen. Amen. Come on, will you congratulate all those people? You know, that is the most important moment of the whole night, what just happened. Quello che è successo è il momento più importante di tutta la sera. And we never lose the thrill of seeing people make that decision. Vedetemi, quando vedo le decisioni diventa qualcosa grandissimo. You realize people's eternal destinies were changed right before our eyes. Capisci che davanti ai tuoi occhi il destino delle persone è totalmente cambiato. And the Bible says this. La Bibbia dice questo. It says when one person makes that decision. E la Bibbia dice che quando una persona fa quella decisione. That there's a party going on in heaven. C'è una festa in cielo.
Here's what we're going to do. Questo è quello che faremo. Because a whole lot of people just made that decision. E tante persone hanno fatto questa decisione. So I'm going to count to three. Quindi conterò fino a tre. When I get to three, quando arrivo a tre, we're going to join the party that's happening in heaven right now. Ci uniremo alla festa del cielo. And everybody that's sitting down is going to jump up on the count of three. E quindi quelli che saranno seduti tutti ci alzeremo e salteremo al tre. You can throw your hands in the air or do something crazy if you want to. Alzate le vostre mani, saltate. But we're going to give those people a cheer that they're not going to forget. E daremo una festa a quelle persone che non si dimenticheranno mai. Tutti quelli che siete seduti, siete pronti? Come on, we're gonna give these guys a big cheer. Dai, diamo una festa per questi ragazzi. All three. A tre. One. Are you ready?